A Merano, all'ombra di abeti secolari e accompagnata dalla colonna sonora regalata dallo scrosciare del fiume Passirio, c'è una via molto speciale, dove le voci dei poeti più grandi, da Fernanda Pivano a Edoardo Sanguinetti fino a Ezra Pound, risuonano scolpite nel legno delle panchine che accolgono il visitatore. È la passeggiata Guilf, detta anche Sentiero della Poesia. Dei componimenti di questi grandi autori, l'artista Mario Nereo Rutelli ha scelto un verso che ha inciso con un pirografo sul legno degli schienali. E così, suggerimenti evocativi di Alda Merini, pensieri illuminati di Mario Luzi, guizzi sorprendenti di Maria Luisa Spaziani, costellano il sentiero in un percorso studiato per rasserenare e riattivare la mente e facendo risuonare le parole nel silenzio di quella pace suggestiva. Che vuole mettere in evidenza, diciamo, anche un rapporto così stretto tra la pittura, il linguaggio della poesia visiva e comunque di una ricerca autonoma di tre, come abbiamo definito, outsider dell'arte. Luigi non c'è più, è del 26, è stato uno dei pittori che meglio ha rappresentato dai processi dell'informale della New École de Paris insieme a Michel Tapie fin dagli anni 50, anzi dagli anni 50 fino al 65, mentre Lamberto Pignotti è uno dei padri della poesia visiva. Io sono un po' fuori registro in quanto essendo di una generazione successiva, però li ho frequentati sempre da tanti anni. E con questa mostra spero almeno indicato un indirizzo di lettura non banalizzata né per senso cronologico né tantomeno per un senso filologico strettamente, no, conseguenziale. E in questo è importante per me il dialogo, non associare il dialogo come effetto scenografico. Per me il dialogo deve essere estremamente non solo puntuale, ma deve essere definito attraverso le opere stesse che hanno la stessa autenticità.